Hey coach, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi siamo in una nuova reazione agli episodi di Inazuma Eleven Orion. Iniziamo proprio alla grande con Chokinon che si sta allenando a Puni Puni, o quello che dovrebbe essere Puni Puni. Ecco, adesso il pilastro centrale è Endo, decidetevi. In qualche modo lui riuscirà a diventare parte integrante della squadra, ne sono sicuro. Per il momento però, come nello scorso episodio, mi sta altamente sulle scatole. Ah, Uzbekistan! Bene, 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 bene. Che a quanto pare hanno molta resistenza, come appunto il Qatar. La più grande crisi dell'Inazuma Japan. Oh mio Dio. Ah, ok, fanno la staffetta per aumentare la resistenza, ovviamente. Ma Kazemaru è instancabile. A parte che lui faceva atletica, quindi è allenato a correre, ha molta resistenza. Gli ha fatto un discorso sugli amici, sul vincere insieme. Non pensi che sia così? No. Tranquillo. Ecco, questo ha problemi di cuore perché si era innamorato di una persona che credeva fosse una donna. E invece è un maschio. Ok, urla un po' di meno però. Era un ragazzo. Sì, ma non è che perché sono non dorme gli si evidenziano gli zigomi. Ecco, i soliti idioti. Ma che tipi sono? Ma cos'è? Qual è il problema? La faccia che hanno? È tremenda. Ma ancora vanno in giro così i giapponesi, con queste tute, con queste divise nere. Ah, ok, lo stanno facendo apposta. Che maledetto Ichiyoshi. Infatti fa schifo davvero. No. Mo? Giusto, se non gliel'ha detto. E vabbè, no dai, 4 contro 1 no dai. Oddio, te pisti la strapazzo. Allora? Allora sono stati picchiati, allora? Contano davvero troppo su singoli giocatori. Tipo prima c'era Goenji e quindi per forza su di lui dovevano contare pilastro centrale. Senza Goenji c'è Kido, senza Kido c'è Endo. Senza Endo non c'è più nessuno, è finita. Va bene che loro sono i tre dell'Ave Maria, però non esageriamo. Non è che perché mancano tre giocatori importanti allora il team è allo sfacelo. Se sono stati scelti anche gli altri vuol dire che sono altrettanto validi. Mi sembra nei primi tre episodi ho detto che anche se perdessero una partita non succederebbe nulla. Però effettivamente a quanto pare in Inazuma Eleven se perdi una partita durante le qualificazioni sei fuori. Il che è molto strano. Perché poi al mondiale perdono. Mentre le qualificazioni no. Cioè al mondiale perdono però continuano ad avanzare nonostante una sconfitta e un pareggio. Ovviamente sto parlando del primo Inazuma Eleven, non di questo. Lo dico giusto per chiarire. Vabbè va, vediamo che combinano. Vediamo come giocheranno. Ma questi neanche ci provano? Se neanche ci provano allora c'è qualcosa che non va. Sì, con quanta calma. Oh,
Requiem d'Asto. Va bene. Ma neanche ci ha provato. Non la parerebbe nemmeno se fosse frontale. Allora, voglio vedere se ora ce la fa a pararlo, dai. Eccola là, la bambinetta. Ma il fatto che non abbiano uno stratega non significa nulla. C'è l'allenatore ed è il capitano che deve dare indicazioni, non lo stratega che manca. Vediamo la tecnica, dai. Questo già abbiamo visto, ok. Comunque sì, a quanto pare ora arriva Nausicaa, perché si è visto un giocatore che arrivava con l'aereo. Anche l'allenatore ha detto sta per arrivare qualcuno, quindi. Eccolo, eccolo! Dai, voglio vederlo giocare! È lui, su. Ma io non è che voglio dire qualcosa, però... Un'operazione al cervello e non cambia capelli, cioè non li hanno tagliati? Vabbè. Dai ragazzi, animo, animo! Eccolo! Mamma mia. Proprio confida nelle sue abilità. Nausicaa appena arriva segna, no? Così da subito, alza subito il morale della squadra. A meno che le distanze non siano sballate, lui è corso dal centrocampo, dal centrocampo proprio, è scattato in difesa e ha preso palla. E ha preso palla. Questa è l'unica spiegazione. Ha fatto una tattica simile a quella di Riccardo. Praticamente è uguale, si chiama solo in un altro modo. E invece di arrivare in attacco ti fa superare semplicemente il centrocampo. Godo ando debiru. Però è interessante una squadra basata sulla musica. Di un'ottava più alta. È quello il problema, è che è un'ottava più alta. Anche loro hanno gli specchietti sulle scarpe. Cosa è successo? In Giappone i taxi hanno le televisioni, da noi no. Secondo me Nausicaa sa qualcosa però. E infatti. Un nuovo tiro? Ok, quindi lui non poteva giocare, però... Cos'è successo? Ovviamente lui non può smettere di giocare a calcio, no? Oh, il piccolo Sol! Ma ha un anno in più di Arion, quindi o due. No, almeno due anni in più di Arion. Perché si vede che è più grande.
Quindi per lui ora l'importante è semplicemente giocare. Questa è nuova. No, non ce la fa. È una falce. Ma dai, fa anche la posa dell'im... Ma dai. Sì, ma cavolo. Ma anche l'arbitro è comprato, eh. È tre partite che non vedi falli. Vola, vola, vola. Mamma mia. Mi sono avvicinato l'arbitro. Bene, mi va bene. Quindi anche l'arbitro è comprato, ho ragione. Giocheranno una partita pulita? Ma l'hanno tradotta a polvere del Requiem. Forse Requiem della polvere era più indicato? La polvere che crea il tuo corpo una volta che muori. Polvere sei e polvere tornerai. Il Requiem è una sonata che si usa suonare quando muore qualcuno. Oh, l'asso nella manica. L'asto risorto. Quindi vuole usare l'asso nella manica, eh? Oh, la staffetta! Ah, la spinning window? Ah, ok, quella che Kazemaru ha fatto dopo l'allenamento, ok. Però scusatemi, è strano perché alleniamoci per la resistenza perché quelli lì corrono come dei dannati e non si stancano mai, va bene? L'Uzbekistan gioca sporco. A che serve allenarsi a correre se poi giocano sporco e non ci fanno correre? È ovvio che puntano le gambe, un calciatore con le gambe gioca, non è che... Bene, bene, bene. Vediamo un po'. Grid Omega. Wow. Tranquillo. No, non ci credo. Ok. Cioè... E si è ribaltata la situazione! Oh, quindi già l'hanno usata. Sì, vabbè, non mi ricordavo proprio. Una mossa sporca! Proprio voi! Cioè, proprio loro parlano di gioco sporco. Ah,
お前何をした。さっきまでの主審の人、不正なことをしてたのがバレたみたいで、急遽交代になったらしい。貴様、卑怯だぞ。卑怯だって？non è giusto。お前たちはこいつの怖さを知らないらしいな。教えてやるよ。こいつはな、目的のためなら手段を選ばない冷酷な男だ。 Alla fine è un bene che non ci sia Endo. L'imperatore colpisce ancora. Bene, bene, un altro gol. Però hanno già mostrato una tattica e anche una tecnica nuova, sia di Nishikage che di Nosaka, quindi. Ah, sono stanchi, eh. È la Grid Omega che li ha stancati. Vedere una nuova tecnica di Caleb non mi dispiacerebbe. Da solo, non in combinazione con gli altri. Anche gli Aizaki. Oltre ai pinguini, intendo. A parte, tutti quanti i giocatori dovrebbero mostrare una tecnica nuova di quelli che ancora non. Che ancora non l'hanno fatto. Vabbè, lui lo sappiamo. Questa è vera, questa già abbiamo vista. Senti, non ha mai funzionato, lascia perdere. Esatto, bravo. A casa, a casetta vostra. Cos'altro si è inventato ora, Chihoshi? Eccola là. Ecco. Certo. Avanti, avanti, voglio vedere che si inventa. Poteva anche esserci le pasticche, diceva, guarda, io sono appena stato operato al cervello, devo prendere le medicine. Sono a casa, tadaima! やっぱり。あんたなんか知っていたんだな。知っての通り、サッカーは世界有数のビッグエンターテインメント。ビジネスなのです。世界経済を左右するほどに大きい。そこに目をつけ、サッカーをビジネスとして徹底的に管理しようとしている組織があります。それがイチホシを送り込んできた組織ですか。そうです。オリオン財団は サッカーにおける経済効果が最大限になるように試合結果をコントロールします。それ完全に八百長じゃねえか。つまりそういうことです。じゃあそんなもん警察に何とかしてもらおうぜ。選手を怪我させてまで試合の行方をコントロールするなんて、どうこうしてます。オリオン財団は巨大な組織。
La fondazione ha anche la polizia dalla parte. Mamma mia. Quindi lui non ha più genitori. Però vabbè, che c'entra? Orion l'ha salvato. Vabbè, ma è in grado di capire cosa è bene e cosa è male. Dormito, in coma. Sei un vecchio, si presenta da te e ti dice: puoi diventare un calciatore fortissimo? Io un po' sarei titubante. È forzato d'obbedire? Cosa? Ah, l'ho scoperto così. Eh sì, perché le ragazze hanno una calligrafia più bella dei maschi, no? Aspetta, non ha detto fratellino, ha detto ha un parente maschio. Perché stai ancora giocando? Ad ogni modo, l'episodio finisce qui e anche il video di oggi, perché insomma tre episodi piuttosto corposi, le partite sono molto più lunghe di quello che in genere erano una volta, quindi va benissimo anche così. Come ho detto appunto nel video, mi pare strano che perdendo una partita viene reclusa la possibilità di giocare a livello mondiale. A meno che non intendano il Football Frontier come una qualificazione per le squadre al mondiale, anche se poi sono tutte quante scuole giapponesi, però devono comunque superare la qualificazione del girone asiatico vincendo a tutti i costi. Poi magari perdono al mondiale e non succede nulla, però insomma hanno le regole per conto loro, quindi. Ad ogni modo, questo video termina qui, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente in descrizione che c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti del caso, che verranno poi pubblicati anche sulla pagina community del mio canale YouTube. Vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye! Ah.